ero lì, io ho uno studente, ho studiato di forma scientifica, e lì in Iraq era una guerra. Sarebbe per tutti difficile di vivere una guerra, un luogo, c'è una guerra, tra per tutti, chi sia tra due giorni, è come noi in Iraq. Noi ci diciamo in Iraq cristiani, musulmani, esili. Però io appartengo a un religioso di esili. Per noi è difficile raggiungere l'università, è difficile lavorare, raggiungere il lavoro, perché vengono perseguitati, perseguitati dai turisti legati dal Qaeda o al Mujahideen. Queste sono, nessuno conosce chi sono queste, sono un nome, ma siamo anche tutti, anche musulmani, cristiani, cristiani, è troppo difficile. Io ogni giorno andavo a scuola, e mio padre, mia madre sono a capo, ma andavo sempre preoccupato, non sapevo sarebbe tornato a casa con noi, perché era difficile. Io, come noi esili, praticamente per me è stato più difficile di altri, perché era sempre cercato per loro. Una città si chiama Shanghai, il 14 di agosto del 2007, hanno distrutto tutto, attentato tutta la città, sia chi sia i bambini, chi sia le donne incinte, chi sia appena sposato, chi sia e tutti, quasi 1000 persone hanno ammazzato. Conto anche gli studenti, sono tutti prima di strage, sono arrivati, sono avvisati, hanno montato una volantina sulla strada, anche sulla muro di casa, ma non possono lasciare la città, non possono stare lì, poi alla fine hanno distrutto tutto, quella bomba, quella attentata, hanno distrutto, hanno ammazzato tutto. Anche lo stesso, gli studenti erano così. Gli studenti, sempre quando sto parlando, gli studenti di nostra religione, quando gli studenti conosco, questi studenti, i miei amici, quasi 1000 studenti hanno lasciato l'università, che sia l'ingegneria, medici, scienza, eccetera, sono tutti gradini di università, sono lasciati tutti, perché sono avvisati prima, hanno mandato il volantino sulla mole dell'università, e per questo devono lasciare. E per questo non più vivere. Per questo motivo ho lasciato la mia famiglia, gli amici, la mia città, il mio sogno. Io sognavo, desideravo studiare astronomia, sognavo conoscere quella che c'è fuori del mondo, ma non potevamo più. Anche il nostro sogno non lasciato.